Mancano 2 giorni alla 25esima edizione della Race for the Cure. Come in Italia è pronta a organizzare la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Intanto il Circo Massimo diventa la casa della prevenzione e della promozione della salute con tantissime attività per adulti e bambini. Nei 170 stand e negli spazi dedicati è infatti possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento, mostre e conferenze sui temi della salute e della prevenzione. A sostenere come in Italia anche la Fondazione Treccani con un progetto che ha visto la partecipazione della cantautrice Noemi. Noemi, a distanza di pochissimi giorni, torni al Circo Massimo per un'altra nobile causa. Beh, è importante. Io credo che Race for the Cure sia una manifestazione che fa la differenza perché mantiene accesa la luce su degli argomenti importanti che è la prevenzione del tumore al seno. Anche dei tumori in generale e credo che tenga anche alta l'attenzione magari delle istituzioni dove ci sono delle problematiche nell'ottica della prevenzione, della possibilità di fare gli esami o meno e credo che sia un dovere da parte mia come cittadina e come persona che comunque per il momento vivo un momento fortunato utilizzare quella che è la mia attenzione, l'attenzione che c'è su di me per questi bellissimi eventi.